Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. L'argomento di oggi sono le diete a contenuto basso di carboidrati e le diete senza carboidrati, cioè le diete chetogeniche. Sono un argomento che nell'ambito dietetico esistono da moltissimi anni, girano da moltissimi anni, vengono riciclate commercialmente da moltissimi anni. Tutti avrete sentito parlare della dieta chetogenica di Atkins, oppure semplicemente dieta Atkins, la dieta Dukan, la SDM, la Blackburn. Sono tutti protocolli chetogenici alla fine, chiamati in modo diverso, strutturati in maniera leggermente diversa, ma più o meno il nucleo biochimico è sempre lo stesso. Qual è il vantaggio e perché queste diete sono così popolari? Allora, principalmente il vantaggio è semplicemente il fatto che la perdita di peso iniziale è estremamente più veloce. La perdita di peso intesa come il peso vero e proprio, cioè l'ago della bilancia scende molto più velocemente rispetto a una dieta normale, perché una grossa percentuale di peso che si perde è acqua, in quanto azzerando l'introduzione calorico proveniente dai carboidrati si svuotano le riserve di glicogeno muscolare e di glicogeno in generale. Il glicogeno lega acqua, il peso perso è in gran parte acqua, ed è per questo che molto spesso, se abbiamo un amico, se abbiamo un conoscente che ha fatto diete del genere, spesso si lamentano del fatto che il peso viene ripreso fin troppo velocemente. Dunque, a parte questo vantaggio, l'articolo della ISSN cerca di sviscerare se esista un ulteriore vantaggio, un ulteriore beneficio nel praticare queste diete a livello metabolico. Allora, partiamo dal presupposto che una dieta a basso contenuto di carboidrati è estremamente variabile come definizione, anzi è una delle più variabili in assoluto in ambito dietetico. Si può parlare di dieta a basso contenuto di carboidrati in alcuni studi sotto i 200 grammi di carboidrati al giorno, in altri studi sotto i 150, sotto i 100 e in altri sotto i 50, anche se sotto i 50 si finisce nell'altra, di solito nell'altra classifica, cioè quella delle diete chetogeniche. Le diete chetogeniche di rimando sono quelle in cui i carboidrati generalmente stanno sotto i 50 grammi al giorno come introito. Alcuni si spingono fino a proprio 0 grammi di carboidrati, togliendo quelli delle verdure, mentre una grossa parte la fa l'individualità. Che cosa intendo? Ci sono delle persone, dei soggetti in particolare, che con 50 grammi di carboidrati riescono a mantenere uno stato di chetosi, altri che ne tollerano fino a 100 grammi al giorno. Ma lo stato di chetosi che cos'è all'atto pratico? Questo lo facciamo proprio in pochissime parole. Lo stato di chetosi è uno stato in cui non ci sono carboidrati, il metabolismo non riesce a proseguire secondo la via standard, diciamo, e il corpo si sposta più sulla beta-ossidazione, quindi comincia a trarre più una maggior parte delle energie dal metabolismo dei grassi che poi si condensano nei corpi chetonici che principalmente sono acetoacetato e beta-idrossibutirrato. Principalmente il beta-idrossibutirrato è quello più studiato, quello più analizzato, quello di cui si sanno più gli effetti in varie patologie. Pensate che la dieta chetogena o chetogenica all'inizio è nata proprio come dieta terapeutica. In particolare il protocollo Blackburn è fatto per gli epilettici, per i pazienti epilettici, e sono coloro che ancora oggi ne beneficiano, hanno un grosso vantaggio nell'applicare, per varie motivazioni, diciamo, più di stampo medico. Però c'è stato poi un passaggio nella dietetica in cui la presenza di corpi chetonici nel sangue è diventato improvvisamente negativo, perché la chetosi fisiologica indotta dall'alimentazione è stata confusa con la chetoacidosi diabetica. Ma la chetoacidosi è una presenza di corpi chetonici nel sangue molto più elevata di quella che si raggiunge semplicemente in un soggetto fisiologico, un soggetto sano, quindi, semplicemente con una dieta chetogena o chetogenica, che sono termini intercambiabili, diciamo. Quindi, fatte queste premesse, cerchiamo di capire se il vantaggio esiste veramente. La risposta breve è no, non ci sono trial randomizzati controllati che dimostrino un effettivo miglioramento del metabolismo o una perdita di grasso, di massa grassa, più veloce con una dieta chetogenica rispetto a una dieta normale. Quindi, il punto quale diventa? Da tutti gli studi analizzati, il punto sono le proteine. In realtà, tutto l'articolo si focalizza sulla quantità proteica alla fine dei giochi. Le diete chetogeniche, che si sono dimostrate più vantaggiose comparate alle diete normali con i carboidrati nella perdita di peso, hanno poi una maggior percentuale di proteine, quasi sempre. Laddove invece, quando sono state comparate queste due tipologie di diete con un introito proteico uguale, non ci sono stati vantaggi. Questo vuol dire che la dieta chetogenica è una dieta inutile per la perdita di peso? Ancora una volta la risposta è no. No, perché ci sono altri vantaggi di cui si deve tener conto e non solo il fatto del perdere massa grassa, cioè ad esempio l'aderenza del paziente o della persona. La dieta chetogenica ha un vantaggio
vantaggio, cioè i corpi chetonici hanno un effetto di soppressione dell'appetito molto marcato e anche ben evidenziato dalla letteratura, e quindi è più semplice, diciamo, per una certa tipologia di persone, qui dovremmo studiare un pochino meglio il sistema nervoso, ma non è questa la sede, per una certa tipologia di persone è più semplice mantenere l'aderenza a una dieta chetogenica rispetto a una dieta a bassi contenuti di carboidrati, perché se si parla comunque di diete ipocaloriche, i carboidrati, per quanto si possano dare alti, comunque non saranno mai soddisfacenti, e questo è proprio intrinseco di una dieta ipocalorica. Quindi è il classico approccio da meglio niente che pochi, ecco, potremmo riassumerla così. Quindi da questo punto di vista c'è il vantaggio. L'altro vantaggio e l'altro lato che va analizzato in maniera più approfondita è il fatto che la dieta chetogenica può essere inserita in un ambito di programmazione. La scuola di Asker Gerrengroup, che è un professore, non so se l'ho pronunciato correttamente, ma è un professore molto famoso che studia la nutrizione soprattutto negli atleti di endurance, è arrivato a una periodizzazione nutrizionale in cui effettivamente utilizzare dei periodi di dieta chetogenica, così come dei periodi di digiuno intermittente, risulta più efficace nel lungo periodo, quindi come un insieme, come l'insieme di una programmazione. Ma è ovvio che questo è molto difficile da verificare in ambito sperimentale, in ambito di letteratura e di ricerca, perché è complicato variare una programmazione annuale su un'altra, o meglio comparare una programmazione annuale con un'altra. Quindi questi sono i vantaggi per cui le motivazioni, senza andare poi sul termine vantaggi, le motivazioni per cui una dieta chetogenica potrebbe avere degli effetti. L'ultimo ambito trattato è quello dei vantaggi in termini sportivi, cioè a livello di performance, di resa sportiva, c'è un effettivo vantaggio? Ci sono degli studiosi che, come al solito in tutti gli argomenti dietetici di nutrizione, ritengono di sì, per esempio Jeff Volek è uno dei tanti. Tuttavia, ancora una volta, a livello di studio, di studi veri e propri, di letteratura, l'articolo ci evidenzia come non esistano delle prove che inducano a pensare che ci sia un miglioramento generico della resa sportiva. Quando c'è stato, quando si è verificato, o quando si sono semplicemente conservati i rendimenti nelle varie discipline studiate, era ancora una volta grazie alla quota proteica aumentata. Quindi, chiudendo questo video, c'è un effettivo vantaggio nell'utilizzare le diete chetogeniche? Ci può stare in alcuni soggetti, è un gigantesco dipende, ma non vanno mitizzate al contrario. Le diete chetogeniche non sono il rimedio, la panacea per perdere peso più velocemente. Possono essere più comode, si può sentire molto meno la fame, possono dare dei vantaggi nello sport se inserite in una ciclizzazione. Questo è ciò che ci dice la ISSN riguardo le diete chetogeniche. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.